Sono Giuseppe Miranti, sono un giovane apicoltore e agricoltore della provincia di Piacenza. La mia azienda risiede sulla prima fascia collinare. Nel 2005 ho avuto la possibilità di raccontare la mia esperienza come testimone del clima WWF, proprio perché lamentavo un disagio di fare impresa con questi cambiamenti climatici. I cambiamenti climatici hanno parecchio influenzato sulla mia attività apistica. Lo possiamo riscontrare ad esempio nella produzione del miele. Il miele di acacia, dalle analisi polliniche, vengono inquinate da nettari o meglio da polline di altre piante, come l'ailanto o comunemente detta la noce americana. Questo ne consegue due problemi: uno dal punto di vista ambientale, perché queste piante tipiche magari di ambienti e di zone tropicali o del nostro mezzogiorno stanno colonizzando il nostro paesaggio agrario a scapito delle nostre piante autoctone. E uno dal punto di vista economico è un problema perché siamo costretti a deprezzare il nostro miele uniflorale a un miele millefiore, con un minor prezzo e apprezzabilità sul mercato. I cambiamenti climatici sicuramente hanno influenzato anche sulla condizione di stress delle api. Le api hanno bisogno di inverno per riposare, proprio perché la natura manda questi segnali, segnali di temperatura, segnali di calore e di luce. Inverni caldi, con delle temperature alquanto primaverili, in alternanza a estate siccitose, sicuramente hanno peggiorato la condizione di stress delle api, dove ne hanno aumentato la suscettibilità alle malattie. E questo è un piccolo contributo per cercare di contribuire, insieme anche ai miei colleghi e ai miei altri testimonial del clima, che insieme a me giorno dopo giorno affrontano il problema clima, che è un problema importante per il nostro modo di vedere l'impresa, e spero che apprezziate il nostro comportamento virtuoso di fare impresa, come spero che voi e la politica possiate darci una mano nel combattere e darci strumenti per continuare a vivere e mantenere il nostro lavoro, che è il lavoro dell'agricoltura e dell'agricoltore.